Niente da fare, Tino, niente da fare. Sai chi stiamo cercando? Non lo so, a parte la fortuna, la salute, no, stiamo cercando Mane Kiba o Kiba. Chi? No, si chiama proprio Mane Kiba o Kiba. Chi? No, Kiba. Kiba, tutto attaccato. Ah. È un cittadino, un giovane cittadino senegalese. Ma? Che già da tempo fa sarebbe dovuto tornare nel suo paese, il Senegal, perché è irregolare sul territorio italiano. Chi è quello famoso che è scappato, che ha picchiato? Che... Bravo, bravo. Quello allora, è? Sì. Allora, dove? Sì. Stava a cercare, non ci sta. Non ti distrarre. Questo signore, ve lo ricordate, è quello che aveva aggredito l'operatore della struttura Villata, era rimasto in casa, la polizia non andava a prenderlo, poi siamo intervenuti, l'avvocato s'ingazzò che non si capisce, telefonò il giorno della partita dell'Italia, sembrava che non dovesse andare a nessuno, invece poi andava qualcuno, lo portò dalla polizia, è stato raggiunto dal foglio di via, entro 7 giorni avrebbe dovuto lasciare da solo, avrebbe dovuto lasciare il paese, invece... solo lasci paesi, meglio solo che male accompagnato, pensano loro, no? E quindi sta qua, gira indisturbato, conosce tutto, magro alto, ovviamente di colore, certo. Ma perché quel desene sono di colore? Tino, più colorato di te sicuro. E lui sta con la bicicletta in giro e se la fa in questa zona proprio qua, lo conoscono tutti sanno. Ma nessuno. Dossier Kin e Kin, cioè pieno di chiunque relativamente alle forze dell'ordine, ma lui sta lì con il foglio di via scaduto. Ci sono delle leggi, ma queste leggi vengono categoricamente ignorate. Di più. Bellamente ignorate. Sì, di più. Cagate. Non lo devi dire così. E quindi queste persone, non è l'unico, Tino. Tino non è l'unico, stanno in giro come dei fantasmi perché non sono regolari. Tra l'altro in questo caso è lui che non ha voluto presentare ulteriore ricorso per il permesso di soggiorno. Quindi, come dicono gli amici di Bergamo, che giorno frega qua. Bravo, cosa può interessare? Lui sa che può stare bene qua e sta in mezzo alla strada. Quindi se lo vedete, Mane Kiba, Kiba, dipende da chi, no, Kiba, Kiba è un cognome. Ah. Se lo doveste vedere, non avvisate le forze dell'ordine. Perché tanto? Salutatelo. Ecco. Salutatelo, dategli un grande abbraccio e salutatelo. Ecco. Ciao Mane, ciao, ti auguriamo una buonissima permanenza da irregolare sul territorio italiano. Tanto, puoi stare. Tino, continua a cercare. Conosci un certo Mane Kiba o Mane Kiba? Che no. Se la fa qui? Una persona. Del Senegal. Mane Kiba, non lo conosco. Io odio te. Io non odio te. E per quale? Per che cosa? Amico, di Tana. Che cosa ti ho fatto? Mi richiede. Qua, tieni. Togli. Voglio solo che, voglio parlare. Non voglio parlare. E dove è andato? L'hai visto? Stavo pensando la stessa cosa, pure tu. Non ci sta. Perché come comincia a fare delle domande particolari? Com'è che ha detto? Non sei un uomo, sei un pieno di merda. Sì. Trimone? Che altro ha detto? Vatti da dentro, ma con te non balche. Però. Ti odio. Noi non lo odiamo. L'odio è un sentimento più forte dell'amore. Beh, ciao Tony.